Amici di Voci dal Cilento, bentrovati all'appuntamento con l'informazione dalla Valle del Calore. Questa è una puntata monotematica, parliamo infatti di sport e delle varie iniziative organizzate a Roccadaspite che sono il frutto della collaborazione tra cittadini, associazioni e amministrazione comunale. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro presso l'aula consiliare del comune proprio per illustrare le tante attività. È stato organizzato dal consigliere comunale delegato allo sport Giuseppe De Matteis, che naturalmente abbiamo intervistato insieme alle altre persone presenti, ma quella che vi proponiamo per prima è proprio l'intervista al consigliere delegato allo sport. Dopo il piccolo successo avuto l'estate scorsa sono arrivate tante richieste. Tanta gente, tanti cittadini che hanno voglia di fare qualcosa, hanno avanzato tante proposte, per cui già la programmazione per l'estate prossima è partita, in particolare da giugno fino ad agosto praticamente. La novità, stiamo cercando di implementare un progetto che si chiama Eurocoffee, anche con il supporto dell'ingegner Franco Valletta che ci sta dando una mano in questa iniziativa. Stiamo coinvolgendo una serie di torrefazioni regionali e non, e ci saranno degli stand. Attendiamo però tutte le fasi di approvazione perché ancora è tutto in cantiere e poi proseguiremo con le attività. Quest'anno ci sarà il campo scuola 2 settimane e l'obiettivo sarà renderlo quasi completamente gratuito, quindi dare l'opportunità a tutti i ragazzi di poter effettuare attività sportive all'interno del parco, diciamo in maniera gratuita. Concluderemo con i tornei all'interno del parco come già negli anni precedenti, alcune serate grazie al supporto del Movimento Sportivo dell'Aspide e dell'associazione Nuovo Brand Pala Eventi, portato da Giuseppe Giuliano e Fabio Battagliese. C'era naturalmente anche il sindaco Gabriele Giuliano, che sentiamo. Tanti giovani, il mondo associazionistico che si riunisce, che mette insieme una serie di energie, di ragazzi, di gente anche meno giovane, ma che stanno profondendo uno sforzo molto, molto significativo sul versante appunto dello sport, una serie di iniziative, una serie di eventi, di manifestazioni che adesso stanno cercando di calendarizzare naturalmente di concerto con l'amministrazione comunale che supporta e sostiene tutte queste iniziative entro tutto l'arco dell'anno, per cui sicuramente un fatto importante che vede il coinvolgimento di tanti ragazzi su tante discipline, su tante diciamo, specificità che tengono come punto di riferimento lo sport, ma che poi hanno anche diversificazioni di carattere diverso e che quindi creano aggregazione, una cosa molto buona, molto positiva che noi salutiamo con grande favore. Ed ora la parola a Gaetano Contaldi, fiduciario CONI. La novità assoluta, il sitting volley. Che cos'è il sitting volley? Nasce in Olanda nel 1956, è la palla a volo giocata da seduti. Giustamente le dimensioni del campo sono più piccole e la rete è più bassa. Però andiamo a capire che cosa ha fatto la Federazione Mondiale di Pallavolo per i diversamente abili. Ha coniato il termine di paravolley come contenitore delle 4 discipline pallavolistiche per disabili e per dare loro un'identificazione più diretta. Quali sono queste quattro discipline? Abbiamo il sitting volley, che abbiamo detto si gioca da seduto, poi abbiamo il paravolley che si gioca da all'impiedi e poi cambia il terreno di gioco, cioè si può giocare anche il beach sit volley e il beach para volley, cioè sulla sabbia. Come quest'anno, grande novità a Roccadaspite, proporremo nel nostro parco pubblico, poi spiegheremo in itinere il progetto, un grande progetto per i ragazzi. Tutto questo a costo zero. I ragazzi non metteranno, i genitori non metteranno mano alle tasche. Il sitting volley, cioè la pallavolo paralimpica, si gioca stando seduti a terra. Praticamente è uno sport per le persone diversamente abili. Può giocare qualsiasi disabile. Si gioca appunto stando seduti a terra, e possono partecipare anche atleti normodotati. Insomma, uno sport difficile perché tu che vieni dalla pallavolo tradizionale, quindi giocata in piedi, devi poi giocare seduta a terra, che è già una condizione
condizione insomma molto difficile, quindi immagino che siano allenamenti anche impegnativi. Sì, sì, molto. Infatti è molto difficile questo sport, soprattutto diciamo che io giocavo già da prima la pallavolo tradizionale, iniziare a giocare in questo modo è stato molto difficile, ma nonostante ciò la passione bisogna mettere al primo posto, perché stando seduti a terra siamo tutti uguali, non esiste nessuna differenza. Infatti noi disabili a volte veniamo considerati diversi, però non è così, perché noi facciamo le stesse cose dei normodotati, ma in maniera leggermente diversa, anzi forse anche meglio dei normodotati. Era presente anche il delegato dell'ASD Tempalta, Mario Villani. Ho tante difficoltà per mettere insieme tante teste che non si erano mai avvicinate, diciamo, fra di loro, però diciamo, piccoli passi si sta andando avanti con l'ingresso della SD Piaggianese di Michele Marra alla scuola calcio Rocca d'Aspide, la SD Tempalta per adesso, con l'augurio di nel futuro di avvicinare anche altre associazioni del comprensorio, diciamo. Gli eventi mondani che caratterizzeranno le prossime settimane sono a cura di Fabio Battagliese, che era naturalmente presente all'incontro. Il 23 abbiamo questo evento con Damante, Andrea Damante, che è un DJ famoso, conosciuto, un DJ che in questo momento funziona bene e va alla grande. Un po' questo sondaggio con i ragazzi, con tutti questi giovani ragazzi, gruppo che sono in tanti, hanno deciso loro di questo Andrea Damante, io l'ho sposata questa iniziativa, Giuseppe e Giuliano altrettanto, e anche Giuseppe De Matteis è stato d'accordo. Arriveranno grandi nomi, fino ad aprile ci saranno almeno altri 2-3 serate che mi sono impegnato io come inquadrato direttore artistico di questo palevento, che c'è questo evento del primo evento il 23, poi abbiamo la notte di Capodanno, poi abbiamo il 4 con la notte con Angelo Famau, poi il 5 c'è la tombolata organizzata dai ragazzi, che è quella che facevano le scuole medie. Sentiamo ora l'imprenditore Giuseppe Giuliano. Sì, io credo tanto in questo paese, diciamo che io lo voglio bene, lo amo, quindi cerco sempre di creare qualcosa di nuovo poi con i giovani mi è sempre piaciuto lavorare, cerchiamo di fare questa nuova avventura, questa grande sfida, a me piacciono le sfide e quindi pensiamo di vincerla con tanto sacrificio, tanto lavoro, un impegno enorme. Però ce la faremo, dai, a fare questa nuova avventura. La prossima intervista che vi proponiamo è quella a Maurizio Zunno. Per l'Immacolata abbiamo pensato di organizzare un torneo allargato ai comuni limitrofi e niente, abbiamo colto l'occasione in effetti per dedicarlo ai nostri compianti compaesani, ragazzi, Vincenzo e Pasquale. Ovviamente abbiamo chiesto l'autorizzazione ai genitori, che benevolmente ce l'hanno accettata. E niente, diciamo, organizziamo questi eventi giusto per la collettività, per fare aggregazione, per cercare di movimentare anche il paese, al di là del fatto sportivo. Ovviamente si tratta di un evento che opera nel sociale, ecco, per cercare di avvicinare la gente, e anche un altro obiettivo è quello di avvicinare le frazioni al paese. Ecco, questo lo stiamo facendo insieme ad altri amici come Mario Villani, come Vincenzo Brenga. Infatti stiamo facendo un comprensorio a cui parteciperanno anche altri paesi, e per questo evento porteranno anche loro delle squadre per questa manifestazione. Ecco. Presenti anche due giovanissimi esponenti del movimento sportivo dell'Aspide, Davide Pazzanese e Lorenzo D'Alessandro. Ascoltiamo prima Davide che parla del progetto Akinda. Sì, per il secondo anno consecutivo aderiamo al progetto Akinda, il che consiste nell'immortalare tutti gli eventi presenti sul territorio
di Rocca d'Aspide e non solo. Infatti quest'anno per la prima volta collaboriamo anche con il comune di Albanella, dove immortaleremo tutti gli atleti che partecipano all'interno di società sportive dilettantistiche, dal calcio alla pallavolo, passando per il basket, toccando anche il tennis e tanti altri sport. Ed ora la parola a Lorenzo D'Alessandro. Lo slalom di Rocca d'Aspide, come ogni anno, è attesissimo da molte persone e quest'anno diventa tappa del campionato, la settima tappa del campionato nazionale di slalom italiano. Dunque, lo slalom, come è organizzato dall'associazione Cilento Team di Rocca d'Aspide, il cui presidente è Massimiliano Cormidi, affiancato da Giovanni Russo e da Gianluigi De Conte. E, diciamo, lo slalom è inoltre organizzato anche in collaborazione con il Rombo Team di Napoli. Noi come associazione, quindi ASD Movimento Sportivo dell'Aspide, da quest'anno siamo stati vicini all'associazione che si fa promotrice di questo evento e li abbiamo affiancati, come continueremo a fare durante il corso delle prossime, diciamo, edizioni di questo slalom. Inoltre noi ne abbiamo intenzione come associazione nel Parco della Concordia di ricreare una sorta di slalom con i go-kart appunto all'interno del Parco della Concordia proprio quest'estate. Bene, termina qui questo lungo appuntamento dedicato allo sport e agli eventi di Rocca d'Aspide. Vi ricordo che potrete rivedere questo appuntamento con Voci dal Cilento sul nostro sito vocidalcilento.it, oltre che in TV naturalmente, e vi invito anche ad interagire con noi attraverso la nostra mail info@vocidalcilento.it. Grazie per l'attenzione, a presto!